Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici, a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito rete8.it. Puntata numero 25 della stagione e come ogni giovedì a quest'ora su questa rete siamo in diretta per parlare di salute e come facciamo da più di un anno per approfondire argomenti, tematiche legate al Covid. Questa sera lo faremo con un ospite, uno specialista in prima linea fin da subito, fin dall'inizio della pandemia, in prima linea, ma prima linea di quelle toste, quelle che mettono a dura prova sia le capacità professionali che quelle fisiche e mentali. Con lui parleremo ovviamente del reparto che dirige, dell'attività che viene svolta in quel reparto, ma soprattutto proveremo a tracciare un quadro, un bilancio di che cosa ci ha insegnato questo anno di Covid, anzi più di un anno, visto che oramai sono passati 14 mesi dall'inizio della pandemia. Specialista che tra l'altro sarà a vostra disposizione fino alle 22:30 per rispondere alle vostre eventuali domande. Ve lo presento subito e volentieri. Buonasera e bentornato nei nostri studi al Buonasera, professor Franco Marinangeli. buonasera a Buonasera tutti, professore. buonasera a tutti. Sta bene? Come sta? Ma insomma, Ma abbastanza insomma. bene. Abbastanza. Speravo di tornare qui per parlare d'altro. Ci siamo Quando ci visti? eravamo sentiti un mese fa, avevamo scelto questa data perché forse aspettavo orizzonti un po' più positivi. Sì, diciamo che mi aspettavo di trovare una situazione migliore, quindi ho detto rimandiamo di qualche giorno. In realtà non è andata benissimo, ma neanche malissimo, poteva andare anche peggio, Certo. per cui tutto sommato va bene così, è stata una data giusta. Professor Franco Marinangeli, direttore unità operativa complessa di anestesia, rianimazione, terapia del dolore e cure palliative, ospedale San Salvatore dell'Aquila, ovviamente l'ASL è quella di Avezzano Sulmona L'Aquila, è direttore dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione dell'Università dell'Aquila, professore ordinario di anestesia e rianimazione, ed è referente per la medicina del dolore e cure palliative della SIARTI, che è la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, rianimazione e terapia intensiva. Posso dire che è un aquilano doc, professore? Sì, lo sono di fatto, lo sono di fatto. Ha studiato all'Aquila, si è Sì, laureato all'Aquila, si è sì. specializzato all'Aquila, anche se c'è una specializzazione a Verona, se non Esatto, sbaglio. sulla fisiopatologia e terapia del dolore. Sì, sì. Una carriera spesa tra ospedale e università Sì, all'Aquila? assolutamente. Nasco ospedaliero in realtà, alcuni anni di ospedale e poi dopo ho avuto questa opportunità di passare alla carriera universitaria e l'ho fatto con piacere perché oggettivamente mi è sempre piaciuta la formazione, mi è sempre piaciuta l'innovazione, la tecnologia e cerco quindi sempre di cambiare. Nella mia vita dico sempre ho cambiato almeno 4-5 mestieri nell'ambito della mia attività perché mi sono sempre lasciato prendere dall'interesse dell'innovazione. Dove ho visto innovazione lì mi sono buttato, perché poi l'area dell'anestesiologia appunto è vastissima. C'è di tutto, si parte dalle neuroscienze, che sono una cosa ovviamente molto molto bella, la farmacologia clinica, cioè trattiamo i pazienti con farmaci tra virgolette veri, nel senso di cui vediamo l'effetto immediato e quindi c'è tutto lo scibile della scienza, no, medica all'interno dell'anestesiologia e rianimazione, quindi è molto Ha bello. fatto anche ricercatore, a parte che ha Sì. scritto, è autore di tantissime pubblicazioni, articoli, Beh, fa parte del nostro lavoro. ricercatore. La specializzazione in terapia del dolore a Verona, Sì. Beh, ha avuto esperienze da medico dell'esercito, giusto? devo dire che ho avuto, sì, sono stato ufficiale medico dell'esercito, quindi sono partito così e devo dire, devo molto al mondo militare, devo molto al mondo militare. All'epoca, tanto per parlare anche di cose così simpatiche, ricordo che tutti cercavano di non fare il militare, perché tutti quanti cercavano la scappatoia per non farlo. Devo dire, è stata una delle più grandi opportunità della mia vita, Una perché lezione di vita, una lezione posso di dire vita. altrettanto Una che lezione sono. di vita, ho lavorato nell'ospedale militare di Padova dove c'era un gruppo operatorio all'avanguardia all'epoca, tutti parlavano male dell'esercito, però
Io ho trovato lì un mondo completamente diverso da quello che mi era stato raccontato, ho incontrato personaggi importanti che sono state opportunità importanti per la mia vita Certo, professionale. siccome il rischio è il suo mestiere, mi sembra di capire, non solo contro il virus maledetto, ma lei è stato, non so se è ancora equipaggio negli elisoccorso, Tutto, sì, una cosa molto soccorso bella. alpino, Soccorso perché è un alpino, amante della montagna. sì, ancora vado in montagna, vado, faccio sci alpinismo. L'elisoccorso l'ho fatto per 10 anni, mi è rimasto nel cuore, devo dire. A un certo punto ho dovuto lasciare quando sono passato al ruolo di professore universitario perché proprio non ce la facevo Certo. più fisicamente. Però continuo a fare formazione, continuo a organizzare eventi sull'emergenza, fa parte della mia, diciamo così, parte universitaria di docente, perché sono coordinatore del corso integrato di emergenze medico-chirurgiche, quindi, e spero di poter tornare a lavorare, se non altro, nella parte organizzativa, perché è veramente una bella esperienza di vita anche quella. Che esperienza è stata, professore, quando per qualche mese ha fatto il traghettatore, il direttore sanitario facente funzione, ha portato la ASL, l'Aquila Quella Alzano Sulmona dalla dottoressa Cicogna, se non sbaglio, sì, all'attuale dottor Mascitelli. Mascitelli, Devo dire che è due o stata una tre prova mesi di. de Rogni. Quella è stata, dico io, la più difficile esperienza della mia vita, intanto inaspettata, però anche un'esperienza che, anche se di poco tempo. Credetemi, mi è servita moltissimo per capire quel pezzo della sanità che non avevo mai capito. Quel pezzo mi mancava e adesso posso dire che conosco la sanità a 360 gradi, mondo ospedaliero, universitario, parte amministrativa, parte assistenziale. Non è poca cosa perché ti permette veramente Certo. di capire come muoverti. Prossimo step manager della No, non fa parte dei miei obiettivi. Ho altri obiettivi. l'ultima, so che ogni tanto si diverte anche con una meravigliosa accademia della medicina che Questo avete fondato secondo della me, provincia dell'Aquila, della sì, città nella provincia dell'Aquila, dell'Aquila, è è una l'Accademia onlus, Medica, è no? una Onlus in realtà, l'Accademia Medica della provincia dell'Aquila Salvatore Tommasi, è una Onlus, quindi è qualcosa a cui possono aderire anche i cittadini, è proprio nata come ponte di comunicazione, visto qui siamo per fare comunicazione, in realtà è nata come una ponte di comunicazione tra la sanità e i cittadini e quindi dentro ci sono tutta una serie di settori importanti, benessere e salute, nutrizione e Sì. salute, storia della medicina, perché noi all'Aquila, nella provincia dell'Aquila, abbiamo una storia che parte da lontano, da San Giovanni da Capestrano, poi nel corso dei secoli ha avuto tutta una serie di, come dire, momenti importanti, personaggi importanti e quindi abbiamo voluto con questa accademia valorizzare Certo. questi aspetti che abbiamo nella provincia. E tra le prime iniziative c'è questa campagna di sensibilizzazione sui social affinché Certo. la gente mantenga comportamenti Beh, virtuosi, no, professore? nasce anche da questo. Noi ci siamo resi conto da subito dell'Accademia, nel direttivo ci sono persone, insomma, di riferimento come il magnifico Sì. rettore, come, insomma, il presidente dell'Ordine dei Medici, insomma, tante persone e quindi tanti enti che alla fine vanno a lavorare insieme. Ci siamo resi conto che effettivamente la sensibilizzazione alla popolazione era una cosa essenziale come lo è tuttora e mancava. E quindi abbiamo detto perché non farlo noi, perché non metterci noi, diciamo così, in prima linea a comunicare ai cittadini cosa c'è di importante, ma l'abbiamo lavorato e lavoriamo non solo su Certo. questo. Il Covid per carità è stato un tema importante, ma abbiamo lavorato sulla sicurezza in montagna, perché in Abruzzo noi abbiamo un numero di decessi per dire da valanga che sono equiparabili se non superiori a molte aree montane delle Alpi, quindi la sicurezza, l'abbiamo visto pure Sì, questo inverno, abbiamo vissuto sì, tragedie vere, quindi abbiamo lavorato su sì, sì. Tragedia vera quello, quella della Marsica, è quella della quindi. Marsica, Tra l'altro abbiamo, esperti di montagna, alpinisti, escursionisti, sì, espertissimi. quindi sono temi che la sicurezza sulle strade. Stiamo facendo un progetto anche con la Polizia di Stato su questo, quindi ci siamo resi conto che mettere insieme, diciamo così, diverse persone, anche di diverse estrazioni, nel direttivo c'è un ex magistrato, ci sono due storici, è significato focalizzare l'attenzione su temi importanti della vita che purtroppo l'università da sola, o l'ordine dei medici da solo, l'ASL da sola non riescono a veicolare sui cittadini. Quindi
Invece quella partecipazione, un sistema partecipativo con i cittadini, è una cosa diversa. Acquisiamo le loro necessità e cerchiamo di rispondere con dei progetti. Torno da lei tra poco, anche perché con lei voglio commentare anche le decisioni prese proprio stasera dalla cabina di regia, che tra l'altro interessa alcuni comuni della sua provincia dell'Aquilano. Certo. Prima, come ogni settimana, non faccio mai mancare la consueta visita alle pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per ricordare sempre a tutti, me stesso compreso, i rischi che corrono gli operatori sanitari nel prestarci assistenza, e quindi per rispetto e non solo cerchiamo di avere sempre comportamenti responsabili. State vedendo pagine sempre listate a lutto, elenco dei medici deceduti per contagio nel corso della pandemia, che fortunatamente almeno per una settimana si è fermato a 358 specialisti, che comunque è un numero da strage. Ai medici deceduti vanno aggiunti 83 infermieri e 30 farmacisti. La pagina della solidarietà di questa settimana è dedicata a un'iniziativa che è nata nel 1985 e che ogni anno si conferma come un momento di grande partecipazione collettiva anche in tempi di restrizioni Covid. Sosteniamo come Medicina Facile l'Azalea della Ricerca di Fondazione AIR, che come tradizione vuole, in occasione della festa della mamma, migliaia di volontari saranno nelle più importanti piazze italiane, naturalmente anche nelle più importanti piazze abruzzesi, e sarà come sempre un modo unico e ricco di significati per aiutare la ricerca contro il cancro e festeggiare tutte le mamme. Trovate le piazze più vicine a voi sul sito di Fondazione AIRC, dove domenica 9 maggio vi aspettano i volontari appunto della Fondazione AIRC, azalee bellissime da così regalare a tutte le mamme, splendide azalee che anche quest'anno potranno essere ordinate su Amazon. Stacchiamo con le immagini, vi presento come sempre le persone che lavoreranno con me a questa trasmissione. In redazione, come ogni settimana, c'è la collega sorridente Edmondo. Ciao Gigliolo. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Stecchiulli siamo prontissimi a ricevere le telefonate anche questa sera. I numeri sono già in sovrimpressione, io li ricordo. 0871 e il prefisso 5873230, 5873235. Ricordo anche l'indirizzo email, che è salute@rete8.it. Tu facevi riferimento a una festa importantissima, che è quella dedicata a tutte le mamme. Rete 8 questa sera festeggia uno dei suoi registi, Antonio D'Ottavio, che compie gli anni, e quindi auguri a lui. Grazie, auguri ad Antonio D'Ottavio anche da parte mia. Allora, professore, prima di entrare nel merito di che cosa abbiamo imparato in un anno di Covid, nel buono e nel cattivo, proprio questa sera, tra l'altro, notizia aggiornatissima sul sito di Rete 8, la cabina di regia ha un po' dimagrito, diciamo così. Questa è un'altra notizia che riguarda la variante, la rara variante dell'Egitto accertata su due pazienti del Chietino. Allora, partiamo da questa. Che ne pensa, professore? È un rischio ulteriore? Lo è, nella misura in cui non sappiamo poi queste varianti quanto rispondano ai vaccini stiamo facendo. Sappiamo che quella inglese risponde, sappiamo che quella sudafricana e quella indiana chissà. E quindi il problema è questo, la brasiliana chissà, sì, lo stiamo sperimentando. Certo. Quello che io posso dire è che lo dico con i numeri della terapia intensiva, quindi è una prova provata, è che i vaccini funzionano. Certo. Perché non abbiamo più visto pazienti con entrambi le vaccinazioni fatte in terapia intensiva. Abbiamo visto alcuni pazienti con la prima sola somministrazione, ma devo dire che questi qui hanno avuto un'evoluzione della malattia molto più mite degli altri, cioè sono tutti sopravvissuti, a differenza invece degli altri nei quali abbiamo ancora percentuali importanti di decessi. Certo. Quindi, la cabina di regia ha un po' dimagrito i comuni rossi, erano 10-11 ne sono rimasti due nell'Aquilano, Barisciano e San Pio delle Capri. Perché? Allora, intanto ci sono focolai familiari e quindi basta poco su paesi che hanno poi un numero di abitanti esiguo arrivare a essere zona rossa, questo è chiaro.
è molto criticato anche il metodo con cui si fa questa cosa, perché una cosa avere, che ne so, 10 pazienti rossi sparsi nell'area, cosa diversa avere due famiglie che in totale fanno gli stessi 10 pazienti, ma che tu riesci a circoscrivere, li conosci, stanno lì chiusi in due case. Però neanche si può fare questo ragionamento perché sarebbe impossibile tracciare fino a Certo. questo punto. Ormai si è arrivati a un punto in cui la matematica la deve fare da padrona, cioè si è detto se si supera quel numero si è zona rossa, punto. E questo in qualche maniera serve anche per sensibilizzare le persone a fare la massima attenzione possibile. Ecco. Se vai in quell'area automaticamente ti chiudono e quindi insomma. Segnali positivi arrivano anche dall'indice R conti, no? Da 0,84 siamo scesi a 0,78. Anche questo è un segno dei vaccini che funzionano, Ma questo. guardate, il numero dei vaccinati in Abruzzo comincia a essere importante. Anche questo si vede dalle terapie intensive. Si Oggi c'è vede stato il perché boom, mi sembra, no? Più di 11.000 vaccinati in tutta la oggi regione. c'è stato un bellissimo boom, perché all'Aquila siamo arrivati a circa 3.000, che non eravamo mai arrivati a quell'area. Eravamo arrivati a 2003-2004 alcuni giorni. Mi mettono al corrente tutti i giorni, anche se non faccio parte della governance aziendale, comunque ci tengo ad avere i numeri e devo dire che siamo arrivati quasi a 3.000 e questo è un dato importantissimo, perché se uno lo riporta al dato nazionale significa che noi facendo questi 11.000 e passa di cui sopra, noi siamo al di sopra del Sì. livello per il quale si riuscirà a fare in Italia Certo. 500.000 vaccini al giorno. Beh, Questo all'Abruzzo sono state assegnate 11.000 vaccinazioni giornaliere, no? Quindi Beh, insomma, da oggi le abbiamo e superate, riusciamo speriamo in che. que e questo significa riuscire ad arrivare a quel target, cosa che in passato non si è riusciti a fare. Ci sono state molte polemiche, come sappiamo, sull'Abruzzo, sulle province, ma la realtà vera è che non c'erano i vaccini. Quando noi siamo andati a fare i vaccini in numero consistente in base all'organizzazione, siamo rimasti senza. All'Aquila per 2 giorni non ce li avevamo Certo. proprio. Poi la polemica, non avete fatto i vaccini, ma non li abbiamo fatti perché non Perché non c'erano. c'è? Quindi, Poi insomma. c'è anche quella dotazione di scorta che bisogna tenere, no? Che avevamo anche intaccato proprio in virtù del fatto di Cos'è un tentare del 30%? 30%. In realtà l'avevamo anche superata, avevamo anche utilizzato quelli proprio per cercare di portarci avanti, però poi non c'è stata sincronia con ovviamente gli arrivi dei nuovi. Questo purtroppo in un sistema molto complesso, organizzativo molto Sì. complesso, può capitare. Cioè, rendiamoci conto del fatto che il carico lavorativo degli ospedali è aumentato enormemente. Ma tutta questa parte della vaccinazione è tutta una qualcosa che non esisteva e ci sono numerosissimi operatori che oggi lavorano sui vaccini in Certo. strutture esterne agli ospedali e c'è una filiera dei farmacisti che devono preparare i vaccini, del 118 che li trasporta, di infermieri, medici, operatori sociosanitari che stanno lì e che devono organizzare le cose, la protezione civile, cioè è una macchina organizzativa enorme, Pazzesco, complessa, per sì. cui io capisco molti cittadini che si lamentano tante volte perché devono aspettare, perché però purtroppo c'è un prezzo da pagare anche in questo, cioè è un disagio di tutti, compresi i cittadini, Certo. però dobbiamo pensare, e questo è il messaggio che mi sento di dire da appunto medico di terapia intensiva, che poi il premio c'è perché noi non li vediamo, non stiamo vedendo pazienti Certo. vaccinati in maniera completa e questo è un bel premio, devo dire, per cui vale la pena fare qualche Allora, sacrificio. prima di entrare nel reparto da lei diretto, la terapia intensiva del San Salvatore dell'Aquila, vogliamo provare a levare quel punto interrogativo che abbiamo messo nel nostro titolo? Che cosa abbiamo imparato in un anno di Covid, che poi sono 14 mesi, no, professore? Sinteticamente, che cosa le ha. Sinteticamente abbiamo imparato, uno, che la medicina non è una scienza esatta, lo sapevamo, noi operatori lo sapevamo, però forse i cittadini hanno sempre pensato il contrario, cioè che la medicina fosse una scienza esatta, esiste una malattia, esiste una terapia. Abbiamo imparato che così non è. Come vedete, ci sono dei punti interrogativi che poi bisogna sciogliere anche in questi termini. Secondo punto, che non eravamo preparati a delle maxi emergenze. Noi avevamo già provato all'Aquila la maxi emergenza terremoto, abbiamo capito che c'è di peggio, Sì. almeno io ho capito che c'è di molto peggio, perché una cosa è una maxi emergenza come un'alluvione, come un terremoto, come che ne so, un grande incendio, quello che volete voi.
che però si esaurisce in pochissimo tempo, si esaurisce come nel caso del terremoto in un'ora, in un giorno, in una settimana, e poi comunque hai una strada in discesa, nel senso che poi cominci a lavorare per una ricostruzione. Poi teniamo presente che tutto questo avviene in un'area limitata, per cui hai tutto il mondo intorno che ti guarda e ti aiuta. Altro è, come in questo caso, una pandemia in cui ognuno si deve aiutare da solo, perché tutti sono impegnati per salvare se stessi, certo. In cui la strada è in salita, perché non vedi la fine, la luce in fondo al tunnel. Noi la stiamo vedendo adesso perché abbiamo i vaccini, dopo 14 mesi, non dopo un giorno. Quindi la differenza di questa maxi emergenza rispetto a quella di un terremoto è evidentemente, insomma, è enorme, enorme. E poi i numeri dei deceduti, il numero dei decessi è talmente grande. Oggi per cui... 6, siamo arrivati a 2397 per quanto riguarda l'Abruzzo. Oramai ci siamo abituati, sì, a sentire 300, sì, 400, sì, 500, adesso si è un po' abbassato, ma c'è, sì, stato un periodo fino a un mese fa che era sempre 500 morti al vedere giorno. Vedere 300, sì, ci sembra un sogno, sì, dice, ah, allora le cose vanno bene. Così quando ci dicono, hanno in terapia intensiva, però ci sono molti posti in più, e io dico sempre, sì, magari uno, l'ottimista, lo dice, ah sì, per fortuna sono tutti quanti salvi, e si sono, il pessimista dice, ci sono tutti quelli morti. Quindi il tema è questo, che ci siamo abituati, è normale oggi per noi avere 300, 400, 500 morti al giorno per questa pandemia. Sì. Non dovrebbe essere normale, ma ci siamo abituati. Ci siamo abituati. A prescindere, e sottolineo a prescindere, quanto è impegnativo, duro, faticoso, stressante lavorare in una terapia intensiva. Allora, intanto, chi ci lavora? Io prendo spunto anche dalla vostra, dallo spot di prima sulla festa della mamma, no? La festa della mamma, per far capire come nella mia unità operativa lavorano tantissime mamme. I veri eroi della sanità, poi alla fine sono quelle mamme, perché poi in ambito poi nostro medico, anestesiologico, ormai il 70% degli operatori sono donne. Idem nel personale infermieristico, arriviamo addirittura appunto all'80%. Queste persone sono persone che hanno una famiglia e poi vanno lì a lavorare, e dopo 14 mesi, al di là dei numeri, diciamo oggi sono 10 pazienti in terapia intensiva, settimana scorsa erano 12, cambiano continuamente, ma al di là del numero c'è un problema proprio di psicologico, di impatto psicologico. Voi dicevamo prima i 300 morti che ci dicono al giorno, e tutte le mattine io vado lì, faccio il briefing alle 8, vado lì, facciamo il briefing sui casi clinici, e andare tutte le mattine e sapere uno in meno, due in meno, e nel tempo le persone che sono lì poi, che li seguono direttamente, io ho un ruolo ormai tecnico, organizzativo, vado lì, faccio il briefing, mi occupo delle cose che mancano, perché poi c'è anche il grande tema del materiale, dei farmaci, di una filiera che non è più quella dell'anno scorso. Cioè, la carenza di materiale e di farmaci non è solo del Brasile, è che noi la riusciamo a governare, non arriviamo a quei livelli bruttissimi che abbiamo visto, no? Però anche noi abbiamo seri problemi, perché le aziende farmaceutiche, le aziende di dispositivi, non è che ci mandano cose, diciamo così, in eccesso. Noi tutti i giorni abbiamo una lista della spesa, e quindi io chiamo il farmacista, manca questo, questo e quest'altro. I nostri operatori non hanno solo tanto lo stress della gestione del malato, hanno lo stress di avere farmaci, materiali, attrezzature, dispositivi di protezione. E l'azienda fa quello che può, però più che riordinare e avere delle risposte spesso negative, quindi ti arrangi, quindi mandi a prendere i farmaci a Pescara, a Teramo, a Chieti. Quindi altra cosa che abbiamo imparato, tornando al discorso di prima, è l'importanza di fare rete. In questa regione si è fatta rete, io devo essere sincero, ma si è visto nelle cose anche più piccole. Si sono trasferiti i malati quando c'era bisogno, bravo, bravo, da un ospedale all'altro. Sì, c'è stato uno stato di solidarietà, c'è stata solidarietà, e quindi anche su questo secondo me c'è qualcosa da imparare, nel senso di andare su quella strada, andare sulla strada di una rete fitta di sinergia tra le ASL che permetta a tutti di superare il momento di crisi. Certo. Specialmente quando le situazioni sono asincrone, come per fortuna è stato. Noi abbiamo avuto novembre una situazione particolare su Pescara, su, certo, Pescara Chieti. E voi eravate tranquilli. E noi eravamo tranquilli, quindi abbiamo potuto recuperare decine, sì, di pazienti da noi, e quindi ospitarli da noi. Poi è successo il contrario,
E questa è stata una fortuna perché ci ha permesso di travasare, diciamo così, trasferire pazienti come un sistema a vasi comunicanti, ma questo ci dice quanto sia importante oggettivamente avere un'organizzazione a rete, certo, avere degli hub diversi di mutuo soccorso. Ecco, questo è un'altra cosa che abbiamo imparato. Devo andare in pubblicità, poi però quando rientriamo voglio capire da lei che tipo di pazienti sta arrivando adesso, sì, se arrivano direttamente in reparto, sì, passano dal pronto soccorso, li dovete necessariamente ricoverare in terapia intensiva. 21 e 25, pubblicità, poi la seconda parte di questa trasmissione. Rieccoci di nuovo in diretta da studio per la seconda parte di questa trasmissione Pronto Medicina Facile, dedicata a cosa abbiamo imparato in un anno di Covid. Adesso ci focalizziamo soprattutto su che cosa hanno imparato coloro che operano nelle terapie intensive, e lo facciamo con il nostro ospite, il professor Franco Marinangeli, direttore del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Allora, lei professore prima diceva che attualmente c'ha 10 pazienti ricoverati, sì, su 12 posti letto. No, ne abbiamo 14 di posti letto, però in realtà poi abbiamo ormai un sistema modulare, nel senso che cerchiamo di adattarlo alle esigenze che sono sia del nostro ospedale ma anche dell'azienda sanitaria, per cui noi se abbiamo un troppo pieno abbiamo già un piano B sull'ospedale di Sulmona e comunque sulla struttura su cui operiamo, che è sempre il famoso G8, abbiamo un'ampia possibilità di allargarci con un limite importante come sempre, che è quello del personale. Non è che possiamo avere lì un numero di persone in attesa dei pazienti, di 30 pazienti, 40 pazienti. Abbiamo un numero di personale che è adeguato a 14 pazienti perché riteniamo, sulla base dei dati, che quello sia un numero di posti letto che in questo momento ci possa garantire tranquillità. Poi, se dovesse accadere di avere un aumento di quel numero, chiaramente ci organizziamo di conseguenza. Ecco. Le chiedo, età dei pazienti che stanno arrivando in queste settimane, passano per il pronto soccorso, hanno necessità di essere ricoverati nel reparto di malattie infettive o hanno necessità di essere subito ricoverati da voi in terapia intensiva o subintensiva? Allora, io posso dire una cosa importante, anche rispetto al virus e rispetto a quello che è accaduto l'anno scorso. L'anno scorso vedevamo pazienti che avevano un'evoluzione molto più lenta, rimanevano più tempo a casa, poi avevano questo passaggio in medicina molto più lungo, eccetera. Accade pure adesso in alcuni casi, ma molto più spesso abbiamo repentini peggioramenti, per cui anche negli ultimi giorni pazienti che direttamente da casa pronto soccorso terapia intensiva. Questo è preoccupante, significa che l'aggressività del virus è peggiorata ed è la realtà dei fatti. Variante poi, inglese soprattutto per la variante. È cominciato con la variante inglese. Poi, secondo punto, età dei pazienti, come diceva lei, anche lì enormi differenze. In parte questo è dovuto ai vaccini, sicuramente, come abbiamo detto, abbiamo vaccinato gli anziani e gli anziani ne abbiamo visti sempre di meno. Il problema è che l'anno scorso si diceva pazienti con molte patologie, gli altri possiamo stare tranquilli, e non è così. Noi abbiamo pazienti invece molto più giovani oggi, per dire la maggior parte si vanno dai 50 ai 62-63 anni, oggi abbiamo ricoverato un paziente di 35 anni. Allora la riflessione va fatta su questo. Perché va fatta la riflessione? Perché dobbiamo capire che se abbiamo vaccinato i più anziani e i fragili, stiamo vaccinando, quello che abbiamo detto, che però badate bene, erano anche quelli che giravano di meno, erano anche quelli, perché l'anziano già è stato educato fin dall'inizio, lo dobbiamo dire, le persone anziane sono state le più educate, si sono state a casa, hanno accettato la regola, si sono chiuse dentro casa e quindi si sono autoprotette. Invece oggi abbiamo scoperta proprio quella fascia di età di coloro che vanno al lavoro, girano, ok? Oggi vanno anche al ristorante perché c'è pure questa apertura, questa nuova apertura a pranzo. E vanno a scuola i ragazzi, quindi sono i più esposti, in realtà oggi sono loro, sono i giovani. Quindi oggi quella raccomandazione che facciamo l'anno scorso agli anziani, diciamo attenzione agli anziani, perché oggi l'attenzione deve essere sui giovani, perché invece cominciamo a vedere purtroppo in rianimazione persone molto più giovani. In questo anno di pandemia qual è stato il momento più critico? Quando non eravate proprio
non voi, ma sì, il mondo, sì, all'inizio della sì, pandemia, febbraio-marzo l'anno scorso, mancanza di posti letto, non si sapevano come trattare i pazienti, è mancato magari ma anche l'ossigeno, non so, mi viene sì, così sì, in mente. Qual è stato il momento più critico in cui, ad esempio, nel suo reparto è stata avvertita la pressione massima e pensavate non ce la facciamo, non ce la possiamo fare? Probabilmente ci sono stati due momenti importanti. Il primo momento è stato proprio l'inizio della pandemia l'anno scorso. Io mi ricordo, venni a Pescara per una riunione in cui si parlò veramente del più e del meno, nel senso di una possibile pandemia che arrivava, ma nessuno ne sapeva nulla, i primi casi a Milano così. Dopodiché in poche settimane si è scatenato l'inferno e non avevamo i posti letto, quindi quello è stato il primo punto importante, cioè proprio non eravamo preparati né tecnicamente né psicologicamente né dal punto di vista dei percorsi assistenziali. Certo. Cioè questo, esistevano i piani per le maxi emergenze in cui c'era tutto, il terremoto, l'alluvione, l'incendio, mancava la parte delle malattie infettive. Cioè nessuno mai aveva ipotizzato la possibilità di una maxi emergenza sulle malattie infettive e quindi anche i nostri ospedali erano strutturati senza la doppia corsia. Oggi si dice sempre la doppia corsia, ma chi mai ci aveva pensato a questa cosa, no? Per cui è chiaro che all'inizio il panico è stato per questo, tant'è vero che noi lì ci salvammo all'Aquila, secondo me, ancora oggi io sono convinto di questo, anche dai famosi contagi interni, perché un problema grande, sì, fu pure qui a Pescara, il problema dei contagi interni all'ospedale, sì, perché tutti gli ospedali avevano un'unica entrata, un unico per dire, insomma, pochi ascensori centrali, un unico vano scala e tutti passavano di là. Noi avevamo tantissime entrate, tante ali, eccetera. Quello ci ha salvato, così come il G8 ci ha salvato, perché un ospedale, diciamo così, esteso, no? Però abbiamo avuto anche noi in quel momento un problema serio, perché non sapevamo dove mettere i malati. Mi ricordo che Pescara era una tragedia totale, certo, poi piano piano abbiamo ingranato, ma a fatica. Erano ambulanze e sirene. Sì, sì. Io ricordo la notte che mi telefonavano e arrivavamo ambulanze sirene. Sì, ambulanze, sì, sirene, sì. Abbiamo le ambulanze fuori, che facciamo con i malati? E noi veramente lì ci siamo trovati in panico totale. Sì. E si è fatto quello che si è potuto. Poi la cosa si è ripetuta purtroppo anche intorno a novembre, perché anche lì abbiamo avuto un nuovo impatto che era anche quello inaspettato. Ecco, non siamo stati in grado, questo è un'altra cosa che abbiamo imparato, noi non siamo stati in grado durante l'estate ad avere certi atteggiamenti positivi, abbiamo pagato nell'inverno, non ci aspettavamo quella seconda annata a quelle condizioni, cioè siamo stati troppo ottimisti. E purtroppo anche questo, certo, ci ha insegnato la storia che non dobbiamo essere, certo, dobbiamo forse prevenire. Forse dovevamo anche chiudere magari forse settembre-ottobre. Sì, dovevamo essere, ma specialmente perché, specialmente poi anche questo secondo me abbiamo imparato, anche l'economia si salva anche così, sì, l'economia, cioè cercando di sincronizzare quelli che sono i momenti di chiusura con quelli di apertura, ecco. Forse chiudere di più in quel periodo ci avrebbe permesso di passare un Natale, un periodo di Natale più lungo, con l'apertura di esercizi, certo, commerciali, così come speriamo che avvenga per l'estate, certo, adesso. Ecco, quindi avete imparato anche un po' così a migliorare le terapie sui pazienti ricoverati, no, professore? Ad esempio, nella subintensiva, quelli con il casco da CPAP, no? Ecco, che sì, spaventa, sì, tanto, perché, sì, quando uno si mette questo casco, cioè, da marziano, sembra un astronauta. Sì, torno anche alla domanda precedente a cui non ho risposto, sì, quando mi ha detto, infatti, che questi pazienti dove vengono mandati malattie infettive o passano per la subintensiva, eccetera. Sì, abbiamo imparato anche questo. Non eravamo preparati neanche alla gestione così massiccia di quel tipo di pazienti. Quel tipo di pazienti lì in passato da noi venivano gestiti soltanto da noi in rianimazione o in pneumologia. Invece ci è stato chiesto, il DL34 a questo è servito, di incrementare di molto il numero di questi posti letto di subintensiva, in cui si fa questo tipo di terapie non invasive, cioè senza intubare il malato, ma che servono per supportare appunto l'ossigenazione e permettere un po' di dare tempo a quel paziente, a quell'organismo di reagire. Se poi non ce la fa, ovviamente bisogna passare alle terapie intensive. Bisogna anche chiarire un concetto, non è che si va in terapia intensiva solo quando c'è bisogno di essere intubati. In terapia intensiva ci sono anche pazienti non intubati, sono la minoranza, sì, in realtà. Perché? Perché purtroppo a questa patologia respiratoria, no, che è il Covid, sono accompagnate, e questo è un problema molto serio,
sono accompagnati tanti altri problemi metabolici degli organi, problematiche infettive importanti. In terapia intensiva ci si va anche per quello. Spesso infatti non si muore poi di Covid, ma si muore per patologie infettive, shock settico, problematiche cardiocircolatorie aggiunte, perché poi si deteriora tutto, si squilibra tutto, certo. Quindi questo è il problema. Migliorato anche l'approccio con i pazienti da intubare, no professore? Questo ecco. Quanti spanciamenti avete fatto? Se... No, ma è io, evidente. Io lo dico un po' così, sì. Forse con un pizzico di ironia, e chiedo scusa, perché siamo stati abituati a vedere questi pazienti girati da quattro infermieri. Come no, la pronazione, poi anche su questo giustamente avete imparato anche delle tecniche. Medico, sì, la pronazione un po' più nazional popolare. Ci sono poche cose a cui non eravamo abituati, ma che sono diventate la regola, certo. La famosa pronazione del paziente per cercare di reclutare parti di polmone che prima non funzionavano, quindi girando il paziente si va a cercare di reclutare degli alveoli che prima non funzionavano e che invece hanno la potenzialità di funzionare. È una delle tecniche che si utilizzano, certo. Però certamente... Faticosissima tra l'altro. Faticosissima, certo, per gli operatori sicuramente, perché lo è di fatto. Pensate un po' come gestire pazienti ovviamente in coma farmacologico, intubati, passivamente, messi a pancia in giù e gestiti in quella maniera, in un ambiente in cui sei scafandrato, in cui hai certo. Tutte le problematiche delle barriere fisiche proprio, quindi il tipo di lavoro è un lavoro gravosissimo, per quello che io non finirò mai di ringraziare tutti gli infermieri, gli operatori sociosanitari e i medici che giornalmente continuano ad andare là e non sono più come in passato sotto i riflettori positivi, ma sono sotto quelli negativi, perché oggi insomma c'è pure chi dice no, però è morto e non doveva morire, quindi c'è pure una problematica, una frangia di persone che continuano a pensare che magari non si deve morire di Covid. Questo, il tema della morte, è un tema forte che anche come società scientifica abbiamo affrontato. No? Le volevo fare ancora una domanda sugli intubati. Sì. Si diceva prima a microfoni spenti che lei sta raccogliendo tutti i dati di questa pandemia in un suo preziosissimo database, magari un giorno ne parleremo. Sì. Da questi dati raccolti, percentuale di persone intubate che ce l'hanno fatta a salvarsi? 30%, 40%? Il dato nostro è il 45% di sopravvivenza, però purtroppo poi il conto finale lo faremo, spero a breve. Significa che è tutto finito. Anche se l'idea che mi sono fatto io è che questa pandemia, non è, anche se vacciniamo tutti, comunque ci porterà uno strascico di 1 o 2 anni in cui dovremo prevedere posti letto, Covid, in terapia intensiva, anche pochi, ma che comunque dobbiamo avere là, perché capiteranno sempre qualche paziente certo. Covid che dovremo ricovare lì. Su questo però devo dire ci stiamo attrezzando bene, perché poi il DL34, famoso decreto di ristrutturazione terapie intensive, ha fatto giustizia di un problema che era ante-Covid, che era quello del numero dei posti letto di terapia intensiva. A proposito del tema della morte che stava accennando prima, tra l'altro lì c'è stata una presa di posizione ufficiale su questo argomento l'anno scorso della sua società scientifica, la SIARTI, a proposito di quando siete stati, non so se lo siete ancora, costretti a scegliere a chi dare l'ultimo letto, sì. A chi scegliere tra le persone, che tra due persone che magari una ha un po' meno possibilità di vivere, l'altra un po' di più. Professor Marinangeli, intanto si è trovato di fronte a questo bivio scivolosissimo, tra l'altro anche da un punto di vista non solo dell'etica professionale, ma anche della coscienza, credo. Sì, allora per fortuna no, ma perché dico no? Perché in realtà noi abbiamo intubato tutti quelli che avevano dei parametri, cioè trovandoci di fronte a quella situazione, io con i miei collaboratori abbiamo fatto una scelta che è stata questa. Peraltro, che è andata secondo me in alcuni casi verso l'accanimento terapeutico, perché ci siamo trovati in una situazione paradossale. Prima del Covid, alcuni pazienti onestamente in cui non c'erano chance di sopravvivenza, parlando con i parenti, spesso proprio con il consenso anche del paziente stesso,
non si operavano pazienti che, per cui non c'erano chance, quindi è una morte oggettivamente determinata, no? Con il Covid, paradossalmente, quando è uscito quel tema del triage, lo scandalo, sì, eccetera, siamo stati portati a fare il contrario e di fatto in alcuni casi, lo confesso, secondo me è stato fatto anche accanimento nel momento in cui si sono magari intubati i pazienti con pluripatologie manifeste, magari di 90 anni, che non avevano oggettivamente chance di sopravvivenza. Avevamo la possibilità di farlo in termini di posti letto, quando non l'avevamo abbiamo trasferito, ma non abbiamo mai dovuto, per fortuna, fare una scelta tra due pazienti e dire questo lo intubo e questo non lo intubo. Però il problema ce lo siamo posto tante volte, devo dire, specialmente poi quando abbiamo visto che quei pazienti che da un punto di vista predittivo non avevano chance, certo, comunque sono deceduti dopo 10 giorni, 15 giorni di sofferenze, no? Te lo poni il problema. Certo, non abbiamo la sfera di cristallo e anche bisogna dire, bisogna dare anche delle speranze, bisogna, e questo è un altro tema importante, dare il tempo anche ai familiari di maturare certe idee. Quindi magari tu lo fai... Terapia del lutto. Sì, gestire il lutto, questa è un'altra cosa importantissima, perché una cosa è che la cosa accade da un momento all'altro in maniera totalmente inaspettata, altro è dimostrare, fatti alla mano, che stai facendo l'impossibile per salvare quella vita e hai il tempo, una settimana, 10 giorni, 20 giorni, per elaborare quel lutto, certo, e quindi per dire tu familiare, no, per me è meglio che finisca. E questo è un tema fortissimo, io lo capisco, però questo è un tema che ci ha riportato all'importanza delle cure palliative che noi avevamo relegato agli hospice, al malato oncologico terminale, eccetera, invece all'importanza della gestione della palliazione dentro l'ospedale di fronte a patologie che sono patologie anche non oncologiche, come abbiamo visto. Col Covid. Quindi avete stilato una sorta di procedura aziendale vostra nell'accompagnamento al fine vita, cioè un paziente che arriva malato di Covid, visto, sì, che stiamo parlando di Covid, arriva allo stadio terminale, chiaramente è, sì, una situazione terribile, no? Sia per voi sanitari che prestate assistenza, ma soprattutto per i familiari. Avete stilato una sorta di procedura aziendale vostra? Io ho la fortuna di avere, appunto, tra le varie esperienze che ho fatto nella mia vita professionale, quella di aver fatto l'esperienza proprio delle cure palliative, dell'hospice, eccetera, e quindi avevo una mia cultura sul tema. E una delle prime cose che ho fatto, appunto, quella di stilare insieme alla responsabile del risk management una procedura proprio per permettere addirittura al parente di entrare in contatto con il paziente Covid, con l'aiuto di una psicologa, una bravissima psicologa, che saluto, la dottoressa Crosti, perché è stata veramente eccezionale, peraltro lei stessa contagiata da Covid, e si scafandra, entra con il parente con tutte le procedure di attenzione, quelle che vogliamo, però io specialmente in quelle condizioni, se il parente me lo chiede, lo metto nelle condizioni di vedere il paziente, perché così si rende conto di come è gestito, di come, certo, è trattato, delle condizioni in cui sta e che cosa è meglio per lui. Questo è un dato, è una cosa importantissima, questa di permettere la comunicazione, perché il paziente cosciente può comunicare anche con il cellulare, con la videochiamata, eccetera. Lì sono pazienti incoscienti, quindi permettere al parente di entrare in contatto, fare l'ultimo saluto, semplicemente l'ultimo saluto. Voi capite che, insomma, che è mancato nelle case di riposo, come in tantissimi, sì, ospedali, sì, sì, per, sì, non, sì, dire quasi tutti, quindi complimenti, sì, 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 a lei. Quindi riusciva a far entrare, ma questi pazienti li continuavate a tenere ricoverati nella terapia, sì, intensiva? Sì, 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 sì. O in terapia intensiva. Non li trasferivate nell'hospice? No, terapia intensiva. Concordava con la vostra procedura il Comitato Nazionale di Bioetica? Oppure... Il Comitato Nazionale di Bioetica, da questo punto di vista, ha dato delle indicazioni tutto sommato aperte. Noi, anche come società scientifica, abbiamo elaborato un documento su questo. Non ci sono chiusure da questo punto di vista. Peraltro anche quel discorso del triage è stato molto estremizzato. Nella realtà dei fatti, noi anestesisti rianimatori, poi ci incontriamo, ci siamo incontrati virtualmente in riunioni continue, in realtà le situazioni, anche quelle più serie, le abbiamo gestite, anche con i familiari le abbiamo gestite,
ma siamo abituati a farlo, è il nostro mestiere. Certamente, certamente, ecco, questo aspetto dell'accompagnamento, ma soprattutto della comunicazione con le famiglie. Come avviene la comunicazione con dei familiari che sanno che il loro caro molto probabilmente o quasi sicuramente non uscirà vivo da quel reparto? Guardi, intanto una cosa importante, una cosa fondamentale. Io nel mio reparto c'è un responsabile della terapia intensiva, che è il dottor Ciccone, lo saluto e lo ringrazio, non finirò mai di ringraziarlo. Tra le cose che ha da fare tutte le mattine, lui ha la lista di tutti i parenti dei pazienti, li chiama uno a uno e a tutti quanti dice le condizioni quali sono tutti i santi giorni. Quindi non c'è questa cosa del parente che non sa come fare per avere notizie, perché spesso abbiamo le lamentele, no, per i reparti, non so, a me mi chiamano per pazienti di altri reparti e mi dicono: ma non abbiamo più notizie, ci fai sapere qualcosa? Io nel mio reparto ho fatto questa procedura, cioè e noi chiamiamo noi tutti i giorni per dire: guardate, la situazione è questa. E anche in quel modo tu riesci man mano a far adeguare. Certo, quello che va bene siamo contentissimi tutti e saprà che andrà bene giorno per giorno, ma diciamo anche una cosa importante, che è sacrosanta verità: è una malattia che da questo punto di vista non dà garanzie. Tu hai pazienti che vanno benissimo, che in 3 ore muoiono, perché improvvisamente hanno delle complicanze tali che sono assolutamente ingestibili. Così come hai quelli che magari stai perdendo, noi ne abbiamo alcuni che 3-4 volte abbiamo detto è finita e poi magari pian piano si sono ripresi. Quindi non ti dà certezze, ma la cosa importante è che i parenti lo sappiano, quindi sono preparati psicologicamente ad affrontare un percorso che è doloroso e che affrontano insieme appunto ai sanitari che stanno lì. La morte di una persona cara, professore, è considerato l'evento più stressante, no? Sì. per ciascuno di noi, sia da un punto di vista fisico che mentale. Voi come l'avete aiutati, i familiari che hanno perso una persona cara, con quella psicologa, quella figura professionale che mi stava dicendo prima? Che figura professionale che non abbandona le famiglie nel momento in cui accade questa cosa. Ci sono famiglie che poi l'elaborazione del lutto, guardate, è una cosa molto soggettiva, no? E allora ci sono famiglie che si riescono ad autogestire, hanno anche una rete. Ci sono persone che sono sole, cioè persone che hanno un unico parente, rimani solo, non sai nemmeno con chi sfogarti. E quindi noi quell'aiuto, quella persona, quella psicologa di riferimento, che peraltro anche qui l'importanza di avere un supporto delle Ollus, no? Non è neanche una persona assunta da un ospedale, ma dall'associazione L'Aquila per la Vita, che è un'associazione Aquila, per dire, quella persona lì si sta a disposizione, quindi la chiamano anche dopo per avere contatti, per avere dei colloqui. L'elaborazione del lutto è questo, avere qualcuno con cui, diciamo, condividere il proprio dolore, e il dolore condiviso, si sa, è reso, diciamo così, più accettabile, più accettato. È un po' quello che facciamo anche nell'hospice, con la differenza che all'hospice tu, e questo è il vantaggio, te lo aspetti, perché è una malattia cronica, magari un cancro importante o anche una patologia non da cancro, però che tu lo sai, hai mesi per elaborarla, no? Sai che succederà, e quindi piano piano ci fai, è normale, arrivi lì perché devi essere accompagnato, e quindi anche il parente è preparato. E il Covid, il problema del Covid è questo, che era inaspettato. E quindi è più difficile accettare anche poi, no, il passato. L'Aquila per la Vita, se non ricordo male, era specializzata soprattutto nell'assistenza domiciliare dei pazienti oncologici, fino a qualche anno fa. Adesso chiaramente è cambiato un po' l'Aquila per la Vita, così come altre associazioni, come l'associazione Vado dell'Aquila, che lavorava all'ospice, lavora all'hospice, eccetera. Sono state preziose non solo per il supporto che ci hanno dato e ci stanno dando per la gestione dei famiglie, dei pazienti, eccetera, ma anche perché grazie a loro e grazie anche a altre associazioni noi oggi stiamo costruendo una grossa parte della nostra rianimazione nuova. Nel nostro caso è dell'Aquila, la nuova terapia intensiva ha metà finanziamento pubblico, ma metà ce l'ha privato. Noi addirittura con queste due associazioni, con la Fondazione Carispac e con l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori, abbiamo un finanziamento di ben 720.000 euro, per cui riusciremo a fare un'opera sicuramente più performante, che rimarrà per il futuro. Certo. Quindi il famoso terzo settore, tante volte diciamo, se ne parla male, tante volte, no, è al centro di discussioni. Io dico sempre: il successo è il successo delle persone che ci stanno dentro, non delle istituzioni con logo. Allora,
ci sono molte associazioni che lavorano veramente bene, senza le quali l'Italia sarebbe un altro paese molto peggiore di quello che è. D'accordissimo, anche se ci sono onlus no profit che sono nate per speculare, no? Sì, sì, ma io per quello, quello mi riferivo, io a quello mi riferivo, tant'è vero, se vogliamo andare nel particolare, addirittura abbiamo fatto un'operazione pubblico-privato interessantissima all'Aquila sulla terapia intensiva. C'è questo consorzio di finanziatori, di Onlus e di Fondazione Carispac, eccetera. Io ci ho messo come garante per controllare tutto la cittadinanza attiva, Tribunale dei diritti del malato. C'è oggi l'attuale responsabile regionale che è lì a tutte le riunioni. Fa il giudice. Perché dico sempre, queste cose sono dei cittadini, non appartengono né ai medici, né... È dei cittadini la sanità e deve essere gestita e controllata dai cittadini. Complimenti professore, 21:52, devo andare in pubblicità, poi l'ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, e voglio vedere come stanno, voglio sentire dal nostro ospite come stanno i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari dopo 14 mesi di pandemia. Ci vediamo tra pochissimo. :56, di nuovo in diretta per l'ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata a cosa abbiamo imparato in quest'anno di Covid. Ne stiamo parlando con il professor Franco Marinangeli, direttore del reparto di anestesia, rianimazione, terapia del dolore e cure palliative dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Prima della pausa pubblicitaria avevo anticipato ai nostri telespettatori come state voi, come sta, non dico il professor Marinangeli che è una roccia, l'abbiamo capito anche dalla presentazione del personaggio che abbiamo fatto all'inizio, come stanno i suoi collaboratori, medici, infermieri, operatori sanitari, dopo 14 mesi? Burnout, questo fenomeno burnout. Qua, professore. Parlavo con una mia amica sociologa, dice non mi parlare di burnout, non è una parola che mi piace, ma quando si parla di sanitari, eccetera. Traduciamola allora. Ma io diciamo, lo voglio essere proprio stanchi, penso la stanchezza fisica e mentale sia la parola giusta, perché è evidente che questa pandemia non ha toccato tutti i sanitari, perché va detto anche questo, ci sono state aree, settori della sanità che sono stati travolti, settori che tutto sommato si sono anche riposati, perché ci sono anche stati settori nei quali il numero dei pazienti si è ridotto per le regole che ci sono stati e che non fanno parte della filiera dell'emergenza. Però devo dire l'area della 118, del pronto soccorso, delle terapie intensive, delle malattie infettive, eccetera, sono aree delle subintensive, oggettivamente siamo stati travolti. Tra l'altro, questa stanchezza da che deriva? Deriva intanto dal fatto che non abbiamo avuto tregua e quindi ferie ce le siamo dimenticate, le ferie. Il fatto che, come dicevo prima, molti sanitari, la maggior parte dei sanitari, sono donne. Oggi la sanità si regge sul genere femminile, molte donne sono mamme e quindi quei turni sono turni continui da catena di montaggio, voi capite. Poi, psicologicamente, ve l'ho detto. Che bella questa foto. No. Sì, bella, quella non l'avevo vista. Si creano rapporti umani particolari, perché poi ciò che ti lega sono i momenti di difficoltà nella vita. E quindi si sono creati anche bellissimi momenti di amicizia all'interno di questi reparti. Però oggettivamente oggi quello che c'è di più è un logorio proprio mentale, non ci se la fa più, per cui noi per quello, quando si è detto, si è creato a un certo punto una cosa non bella, come se la sanità fosse una parte, i commercianti, i ristoratori dall'altra, nemici gli uni contro l'altro, prima della serie, i sanitari vogliono chiudere e noi abbiamo bisogno di aprire, si può morire anche di fame, non solo di Covid. E io lo capisco questa contrapposizione, ma non deve essere una contrapposizione, dobbiamo capire che bisogna trovare il punto di equilibrio tra l'uno e l'altro, perché è vero, bisogna riaprire, io sono d'accordo e dico anche di più, si poteva riaprire anche da prima rispettando le regole, e dopodiché però bisogna anche capire che i nostri ospedali non sono infiniti, hanno delle risorse finite, le persone sono quelle e non possono stare sotto stress continuo per mesi, perché anche poi la capacità di reazione, la capacità di gestione diminuisce, non è che aumenta.
Certo, abbiamo fatto anche opere meritorie, perché questo Covid, non lo dimentichiamo, è servito anche a dare una smossa al sistema sanitario. Cioè noi in questi 14 mesi la nostra ASL ha assunto tante persone, ha stabilizzato tanti giovani, e tenete conto che la gestione del Covid è stata fatta dai giovani, eh? Cioè la gestione del Covid nei nostri ospedali, nei nostri reparti è stata fatta molto più dai giovani ultimi arrivati che non dalle persone più anziane, molte delle quali peraltro erano sopra i 55 anni, livello che il Ministero diceva, attenzione, sono più esposti al pericolo. Ma i giovani sono molto spesso precari, quindi teniamo conto di ciò che... di ciò che noi dobbiamo come società ai giovani precari sanitari che hanno lavorato per questo e Covid. Che adesso meriterebbero in tantissimi casi si sta facendo la stabilizzazione. La regione ha dato indicazioni in questo senso e devo dire, certo, che sta anche funzionando, quindi io spero che questo sia un investimento vero. Come si chiamano soprattutto gli OSS? Non solo gli operatori sociosanitari, ma anche gli infermieri, alcuni medici, però il grosso erano gli infermieri, che erano precari, e quindi insomma si spera in questa maniera di riuscire poi a dargli una stabilità, avendo persone formatissime, perché capite che dopo uno stress test di questo tipo ne usciranno professionisti migliori tutti, perché sarà stato un training talmente bestiale. Giustissima questa considerazione. Si dice che manchino tanto infermieri e anestesisti. Alla fine di questa pandemia, visto che ha toccato un altro tasto, visto che ci hanno triplicato il numero di posti di specializzazione degli anestesisti, finalmente ci si è resi conto che mancavano, che servono. E quindi tra 3-4 anni potremmo avere un sistema sanitario nazionale, credetemi, veramente di altissimo profilo, sono sicuro di questo. Professore, avete letto come organici, si dice sempre che i reparti lavorano sotto organico, un po' in generale, sì, ovviamente. Sì, sì. Avete letto come organico medici, infermieri, nel periodo caldo della pandemia, cioè abbiamo retto, abbiamo dovuto reggere con dei turni massacranti, facendo attività aggiuntiva, facendo i salti mortali, abbiamo dovuto reggere. Certo che è stato il fattore limitante, su questo non c'è dubbio, però bisogna anche capire che non c'era alternativa. Qualcuno dice sì, però bisognava pensarci prima, l'abbiamo detto noi 20 anni fa che mancavano medici e infermieri. Sì, era vero questo, era vero che mancavano gli specialisti di anestesia e noi pure l'avevamo detto, è vero tutto questo, però io sono abituato a guardare al futuro. Io quello che spero, e visto il titolo della trasmissione, cosa abbiamo imparato, è che da adesso in poi si cambi registro, perché qualsiasi tragedia può insegnarci qualcosa. Speriamo, professor. Beh, la stupidità... lei è un positivo e un ottimista. Sì, io dico che la stupidità c'è nel momento in cui da una cosa del genere non si impara nulla, perché se tu fai... Stamattina parlavo con i miei collaboratori di alcune situazioni di reparto, no? E c'era il responsabile che giustamente si è arrabbiato per una cosa. E il mio giovane collaboratore, che ci è rimasto male, dice: ma come, tu mi riprendi così, non è colpa mia? Allora io ho detto a tutti quanti: signori, il briefing e il debriefing si fa per questo motivo, perché tu giorno per giorno capisci ciò che non è andato, certo, e aggiusti quella cosa. È così che si migliora un sistema. Se si fa finta di nulla e si nascondono le cose, si fa finta di nulla, si lascia andare, quello non deve accadere, perché quello significa essere persone poco lungimiranti, e noi non ce lo possiamo permettere, certo, più. Noi abbiamo un futuro da affrontare che sarà di lacrime e sangue. Se siamo intelligenti riusciremo a costruire un mondo molto migliore dopo questa tragedia. D'accordissimo con lei. 2204, do spazio volentieri a questa telefonata. Pronto, Rete 8? Sì, pronto. Buonasera, da dove chiama? Chiamo San Vito, buonasera. Buonasera a lei, prego. Io chiedo alla regia fare... se mi dà un po' più di volume alla telefonata. Prego, faccia la domanda. Il mio pensiero, veramente rispondo proprio a cosa abbiamo imparato da questo Covid. Io penso non molto. Perché qual è il problema? Se noi guardiamo ciò che è successo in Sardegna, zona bianca, e di conseguenza adesso ci troviamo in un problema molto grave. Io non è che non sono d'accordo a riaprire, no, io sono d'accordissimo, perché la gente non è che può morire di fame,
però bisogna rispettare le regole, farlo con giudizio, con responsabilità, questo problema. Se riapriamo come ci comportiamo noi, io vedo particolarmente a San Vito il porto, è invaso da migliaia di persone che si incontrano, si parlano, si toccano, ma questo è un problema che si ripercuote su tutto il territorio nostro, non Abruzzo, italiano. E allora io penso una cosa, bisogna andare con giudizio, con responsabilità, questa è una cosa molto grave, grave perché se si dovesse la variante, per esempio la variante brasiliana e indiano, le varianti che attualmente non è che sono, parlano che sono in grado di poter bloccarlo, ma sono, non sono capaci di poterlo bloccare fino a questo punto, che succede? Chi se lo prende la responsabilità del popolo mondiale? Ma il comportamento responsabile è quello che io predichiamo tutti. Se posso. E io penso una cosa, si è focalizzata l'attenzione appunto sugli ospedali, no? Ringrazio ovviamente il telespettatore che ha fatto questa considerazione. Fino a oggi si è sempre parlato dell'ospedale come la soluzione del problema, e quindi le terapie, avete scoperto qualcosa, avete i ventilatori, avete questo, avete quest'altro. In realtà è evidente che quello che dice lui è vero, nella misura in cui oggi la vera soluzione di questo problema è legata a due aspetti fondamentali: i vaccini e le singole persone che devono autoproteggersi, devono capire che i primi a doversi tutelare sono loro stessi col loro comportamento. Sono le uniche due cose certe, tutto il resto è incerto. Sono incerte le terapie farmacologiche, perché oggi non ne abbiamo vista una, oggi si parla anche di anticorpi monoclonali, però a parte l'esiguità del numero, ma quelli si utilizzano su pazienti addirittura asintomatici, fragili, ma quanti ne dovremmo fare di questi anticorpi monoclonali? Poi dovremmo anche vedere gli effetti, eccetera. No, non ci stanno, non ci sono. Terapie farmacologiche mirate non ce ne sono. Noi in terapia intensiva facciamo una terapia che è di supporto. Che cosa facciamo? Stiriamo la vita, cioè allunghiamo la vita delle persone, diamo terapie di supporto per permettere all'organismo di reagire, ma di reagire con le sue forze. Quindi se pensiamo a tutto questo, le uniche cose certe sono il vaccino fino adesso e quello che dice il telespettatore, cioè il nostro comportamento, che deve essere, continuare ad essere quello. E non dimentichiamo una cosa, il vaccinato. Io sono vaccinato da gennaio, va bene, ma posso tranquillamente essere portatore del virus. Sì. Ho avuto una mia collaboratrice in quarantena per due settimane con mia tristezza. Mi sembra che era finita sui giornali, se non sbaglio. È possibile. No, però che è risultata positiva, quindi fuori dai turni. Da vaccinata, fuori dai turni. Chi te l'ha portato il virus? I figli, perché i figli girano, i giovani girano, fanno quello che diceva il telespettatore, te lo riportano a casa e ti infettano i familiari. Quindi questo tema deve essere assolutamente, continuare ad essere centrale. Siamo noi che dobbiamo difendere i ristoratori in questa maniera. Siamo noi che dobbiamo permettere, non lo Stato. Noi con il nostro comportamento possiamo fare in modo che l'economia riparta. Certo. Questo deve essere il nostro, diciamo, target. Nostro amico di San Vito, altre considerazioni da fare? Non imitiamo la Sardegna, naturalmente. Volevo fare una domanda. Prego. Volevo fare una domanda al professore. Allora, il problema, da come si parla, si sente, si dice, è la vaccinazione. Ma è possibile che uno Stato come l'Italia, che è preparato anche tecnologicamente, non siamo a zero noi, non siamo i primi, ma non siamo neanche i secondi. Io dico, ma è possibile, le farmacie, i dottori di famiglia, le strutture sanitarie, non potrebbero dare una mano alla vaccinazione? Nel giro di pochissimo tempo si potrebbe risolvere tutto, perché le farmacie, i medici di famiglia sono capillari in tutto il territorio. Da qualche parte lo si sta già facendo. No, voglio rispondere, perché sono le curiosità importanti di tutti gli spettatori, voglio rispondere a questa cosa. Premesso che si sta già facendo, ma non è quello il punto oggi. Cioè, per assurdo, fino ad oggi il fattore limitante era la mancanza di vaccini. Prima ne parlavamo, oggi siamo andati, la regione Abruzzo oggi ha superato gli 11.000 vaccinati. Che poi è la quota assegnata nel piano del... Perché la quota assegnata?
assegnata agli 11.000. Gli 11.000 è la quota assegnata per arrivare ai 500.000 giornalieri. Voglio dire al telespettatore, che giustamente fa questa osservazione, che oggettivamente noi poi a fare sti vaccini ci riusciamo. Il problema è averli. Fino adesso abbiamo avuto seri problemi all'approvvigionamento, siamo rimasti alcuni giorni senza, sì, proprio perché eravamo andati con l'organizzazione troppo avanti rispetto ai vassoi che avevamo. Non sono manco arrivati certi vaccini, no? C'è stato AstraZeneca che è stato bloccato, abbiamo avuto il blocco di AstraZeneca, quindi problemi anche di comunicazione, problemi anche di organizzazione grossi, politica a monte, cioè, perché se poi te li mandano e te li bloccano, poi tu rimani senza, gente ferma, non fare nulla, perché insomma, ecco, c'è stato qualche problema anche di comunicazione a livello alto. Saluto il nostro amico di San Vito, torno nel reparto di terapia intensiva diretto dal professor Marinangeli. Per l'assistenza ideale ci vorrebbe sempre un medico, un infermiere esperto vicino al monitor del paziente H24. Professor. Beh, è così, noi abbiamo delle centraline che permettono di avere sia la visione continua del paziente, sia tutti i parametri vitali del paziente, quindi abbiamo tutta una console con tutti quanti i pazienti davanti, e poi c'è chi gira continuamente sui pazienti, letti, sui letti, perché è chiaro, i nostri pazienti sono così, sono pazienti gravi, ecco, stiamo vedendo esattamente questo, cioè sono pazienti in condizioni gravi che possono peggiorare da un momento all'altro, come abbiamo detto, quindi... Poi ci sono reparti invece di medicina in cui ci sono pazienti paucisintomatici e poi ci sono i pazienti a casa, perché non dimentichiamo che oggi molti pazienti che contraggono il virus in realtà non sono in condizioni di stare a casa. L'importante è che vengano anche lì monitorizzati. E voglio spendere l'ultima parte di questa trasmissione per un progetto pilota di telemedicina che vede proprio L'Aquila tra le città che portano avanti questo progetto, che tra l'altro ne è responsabile, certo, per quanto riguarda L'Aquila, il professor Marinangeli, con un farmaco sperimentale che è stato adoperato. Sì, do spazio a questa telefonata, professore, perché i nostri telespettatori hanno sempre la priorità assoluta. Pronto, Rete 8? Sì, pronto? Sì, buonasera. Sono io che posso parlare? Sì, buonasera, da dove chiama? È da Pescara. Sì, prego. Senta, io volevo chiedere al professore, dunque sono stata vaccinata con AstraZeneca e la seconda dose ce l'avrò niente meno che a luglio. Volevo sapere come mai questa grossa differenza per la seconda dose tra un vaccino e l'altro. Cioè, io devo aspettare fino a luglio per avere la copertura del vaccino, come mai? Insomma, non mi faccio capace di questa cosa. Signora, io sono stato vaccinato da poco con AstraZeneca e come lei devo aspettare luglio. Il motivo, ce lo spiega. Il motivo. Sì, ce lo spiega il professor. Il motivo pur non essendo, diciamo così, un infettivologo né un esperto di vaccini, in realtà il motivo è abbastanza semplice, è un fatto tecnico. Evidentemente quel tipo di vaccino, a differenza del Pfizer invece, che ha tempi molto più stretti della seconda 21-28 dose, ha bisogno di molto più tempo per determinare una reazione immunitaria. Lo so che è scomoda questa cosa, evidentemente è scomoda dover aspettare, però la buona notizia in tutto questo è che comunque già la prima inoculazione, il primo vaccino, dall'esperienza che noi abbiamo, già determina un buono stato di protezione immunitario. Come dicevo all'inizio, non so se fuori onda o eravamo in onda, ci sono stati alcuni pazienti che noi abbiamo avuto in terapia intensiva, quelli che avevano avuto le due dosi non li abbiamo fino adesso ancora mai visti, ma ne abbiamo avuti 2-3 che avevano avuto un'unica dose, e quelli sono stati pazienti che per carità sono arrivati in terapia intensiva, ma ne sono anche usciti, quindi significa che comunque la signora può stare anche già più tranquilla rispetto al non essere stata vaccinata. Il fatto della tempistica, il fatto della tempistica è legata proprio alla reazione, diciamo così, che il vaccino determina, e quindi ai tempi di quella reazione. Ma anche lì con AstraZeneca, che è veramente un vaccino nato male, l'hanno spostata, l'hanno diluita, mi sembra, non so, mi ricordo quante settimane, 3 mesi, 4 mesi, una cosa del genere, la seconda dose, prima era molto più vicina. Certo, insomma. Certo. Quindi, signora, dobbiamo portare pazienza. No, la pazienza, per carità, io sono felicissima di essere vaccinata.
Però voglio dire, avrei voluto insomma una copertura come gli altri vaccini, così certo, mi sento completamente scoperta. Ma probabilmente se ci fosse stata la possibilità, per come abbiamo visto le cose, probabilmente la cosa più bella sarebbe stata avere subito tutti i vaccini Pfizer, no? Immediatamente. Il problema è che hanno dovuto diversificare e accontentarsi, tra virgolette, di quello che c'era, proprio per permettere una copertura vaccinale massima. Certo. Probabilmente, poi tra l'altro AstraZeneca è stata anche l'azienda che ha disatteso di più gli ordini. Tanto è vero che è partita una causa per quello, insomma, di problematiche con AstraZeneca ce ne sono anche di legali. Beh, insomma, diciamo sono stata fra le sfortunate che ha preso l'AstraZeneca. Siamo in due, signora, siamo in due, l'ho beccato anch'io l'AstraZeneca. Tutte le forze dell'ordine, no, signora. Siamo in tanti, siamo in tanti, gli insegnanti. Gli insegnanti, le forze dell'ordine. La devo salutare, un'altra telefonata, porti pazienza che a luglio ci vacciniamo insieme. Pronto Rete 8? Pronto? Ci vorrei sapere se è possibile. Sì, da dove chiama? Da Roseto. Sì. Se è possibile. Da Roseto. Sì, 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 faccia la domanda. Sapere qualcosa di più su quella compressa che in America stanno usando per il Covid. Il professore se la sente di rispondere. No, non so, mi parla di compressa, però onestamente non so a quale si riferisca, sono onesto, non lo so, non ho la più pallida idea se di che cosa si tratti. Lo chiediamo a Fauci, lo chiediamo a... sì, perché non ho notizia, non ho notizia. No, purtroppo, mi dispiace, non le posso rispondere, non le so rispondere. Vabbè, grazie. In bocca al lupo è il nostro fedelissimo, perché dalla voce mi sembra di conoscere, che chiama tutte le settimane. Chiudiamo, professore, abbiamo ancora una decina di minuti con questo progetto di telemedicina. L'Aquila, città pilota per la cura dei pazienti grazie alla Dompè, grande azienda farmaceutica che è da voi. Sì. Siete con l'ospedale, il vostro ospedale, con Roma, lo Spallanzani, l'Humanitas di Milano, il Monaldi di Napoli, l'ospedale di Torino, per monitorare malati positivi con sintomi non gravi a casa. Lei è responsabile di questo progetto. Come funziona? Quanti pazienti state monitorando? Allora, in realtà è una policentrica, significa, è una, come dire, una ricerca scientifica promossa da Dompè. Policentrica significa che lavora appunto su tanti centri e su tanti pazienti per la sperimentazione di un farmaco antinfiammatorio particolare loro, per vedere se con questo farmaco antinfiammatorio si riesce a evitare il peggioramento dei sintomi di questi pazienti, perché noi sappiamo bene che si tratta di una patologia infiammatoria. Infatti all'inizio si è lavorato molto sul cortisone, purtroppo si è ecceduto in questo, nel senso che il cortisone ha anche però degli effetti importanti di immunosoppressione e quindi facilita la replicazione virale, per assurdo, cioè ti riduce l'infiammazione, ma il virus ci sguazza. E quindi, i medici di base lo adoperano. Tanto, sì, anche lì purtroppo anche lì si è lavorato molto dicendo: ah, siccome c'ha la febbre, gli diamo questo, gli diamo, capito, paracetamolo, poi gli diamo l'antivirale e poi gli diamo il cortisone. Ecco, questo studio, al di là del fatto del farmaco, appunto è un farmaco sperimentale che stiamo sperimentando in diversi centri, noi avevamo 10 pazienti da seguire, siamo in realtà arrivati a 14, però la telemedicina in questo caso è stato uno strumento che noi, di cui avevamo già, diciamo così, grossa esperienza. In realtà noi all'Aquila stiamo partendo con un progetto molto più importante. Tenete conto che noi su questa telemedicina lavoravamo già 3-4 anni fa, abbiamo sperimentato già 4 tipi diversi di device, siamo stati coloro che hanno sperimentato in sanità il 5G, grazie al fatto che all'Aquila c'è proprio un centro sperimentale di un'azienda privata cinese che lavora sul 5G, quindi abbiamo partecipato a questa sperimentazione del 5G in sanità. E poi però il nostro direttore generale, il dottor Testa, ha voluto in qualche maniera focalizzare l'attenzione sull'uso della telemedicina sui pazienti sia cronici, domiciliari, per evitare che venissero in ospedale per il problema contagio, sia per i pazienti Covid stessi. Quali pazienti? Cosa devono fare in realtà? Devono essere monitorizzati tutti i giorni per vedere se cambia qualcosa nella saturazione di ossigeno. Allora, banalmente, se tu riesci ad avere un sistema di controllo di questi pazienti, e oggi ce l'abbiamo perché abbiamo una tecnologia
importantissima, tecnologia di altissimo profilo, ebbene tu questi pazienti li tieni a casa. Li tieni a casa. Il momento in cui vedi che peggiorano, quello è il momento in cui li ospedalizzi. Certo. Questa cosa noi la stiamo facendo e partiamo già la settimana prossima con un sistema che funziona per i pazienti cronici. Poi magari mi dice i risultati, ho due telefonate, io tra l'altro chiedo ai nostri telespettatori, grazie Gigliola, domande brevi per il nostro ospite perché sono quasi in chiusura di trasmissione. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Sì, sì, chiamo da San Giovanni Terzino. Sì, prego. Prego, faccio una domanda. Volevo chiedere al professore se era possibile, una volta fatta la dose, diciamo, di vaccino, Prego. Prendere delle aspirine o altri prodotti che evitano i trombi, ecco. Ah, ho capito, siccome c'è questo tema che il vaccino potrebbe favorire le trombosi, il telespettatore dice, ma io posso prendere l'aspirina? Sì, l'aspirina la può prendere. Qualcuno infatti mi telefona e mi dice, ma se me la prendo prima addirittura? Allora, sì, si può fare anche quello, cioè l'aspirina non è una controindicazione poi a farsi però il vaccino. Però ha effetti collaterali, no, magari, indesiderati anche l'aspirina, professore. Poi io dico sempre, quindi si può fare, a prescindere dal fatto che si può fare, qualcuno mi dice, ma posso prendere il paracetamolo perché ho avuto febbre l'altra volta? Si può fare lo stesso perché il paracetamolo è un farmaco innocuo alla fine, se ne possono prendere fino a addirittura 4 compresse al giorno, non è un problema, quindi lo può fare assolutamente. Però rispetto al vaccino, siccome la domanda nasce dal timore del vaccino, non dimentichiamo quello che si è detto che è importante, il numero di, diciamo così, effetti del vaccino, il numero dei problemi che ha il vaccino è in maniera veramente infinitesimale, molto molto più basso rispetto a quelli che sono i danni che può provocare il virus. Quindi il messaggio deve essere, non abbiamo paura di andarci a fare il vaccino. Certo, può capitare di avere delle complicanze, si può prendere l'aspirina come, diciamo così, profilassi, se vogliamo, non è controindicato farlo, però il tema vero è non avere paura, certo, di vaccinarsi. I benefici sono nettamente superiori ai rischi. Sì, ultima sì. Telefonata della serata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Teramo, la sì. Provincia di Teramo. Sì, prego. No, siccome ho fatto ho fatto il vaccino. Sì. E ho fatto Moderna. Però dopo un po' si è verificato dei brividi di freddo. E poi mi ha messo tutti i dolori per le ossa, è normale? Sì, signora, è normale avere questa sintomatologia, che poi capita anche col vaccino dell'influenza normale, devo dire. Io stesso ho avuto gli stessi suoi sintomi, cioè ho avuto, a parte il dolore al braccio, anche i brividi, anche il dolore alle ossa nei giorni successivi, però è una cosa normale. Ma lei ha fatto Pfizer? Però. Io ho fatto Pfizer, ma nonostante la signora ha fatto Moderna, dice sì, il professore sì, ha fatto io ho fatto Pfizer, però è normale, diciamo che va veramente considerato come una, diciamo, il minimo sindacale, ecco, il minimo sindacale, quindi stia tranquilla, non significa che poi magari se lei rifà... Siccome sono stata operata al cuore del bypass, volevo giusto per informazione, per sapere... Certo. Però lei i dolori li può gestire tranquillamente alle ossa, appunto con del paracetamolo, che non dà problemi, anche se è stata operata al cuore non le dà problemi, mentre le sconsiglio di prendere... Sì, ho fatto tutto perché avevo tutto pronto, pure preparato di tutto, capito? Certo. Già ero pronto per tutto. Certo, poi giusto l'importante, se è stata operata al cuore, appunto magari ha problemi cardiaci, invece non prendere in maniera autonoma gli antinfiammatori, sentire sempre il medico curante, perché magari uno per fare bene poi fa male, perché non pensa che altre problematiche, i farmaci che prende possono dare problemi di altro tipo, ecco. Tutto qua. Grazie alla nostra amica di Teramo. Buonasera a lei. La chiudiamo, professore, questa trasmissione? La chiudiamo. Cioè, cosa abbiamo imparato? Allora, intanto per i vaccini forse c'è da sconfiggere anche un po' l'ignoranza della gente, cosa dici?
Sì, per i vaccini bisogna ricordarsi che l'ho detto, è l'unica certezza che abbiamo e quindi sfruttiamola a dovere. Quindi se c'è da fare qualche sacrificio, facciamolo. Cercheremo e dobbiamo cercare come organizzazione sanitaria ovviamente di dare il meglio in termini di organizzazione agli utenti, evitando le file, evitando di farli aspettare, eccetera. Se c'è da fare qualche sacrificio, ne vale la pena, quello che Certo. dico io. Quindi cerchiamo di vaccinarci tutti. Stiamo proteggendo noi stessi e i nostri cari nel momento in cui ci vacciniamo e riusciamo a raggiungere quella famosa, no, immunità di Immunità di gregge, quello è il gregge. nostro obiettivo. Nella speranza di, se riusciamo a fare i numeri che si sono fatti oggi, faremo velocemente, quindi riusciremo magari a passare un periodo estivo con diciamo, anche i commercianti finalmente più contenti, perché è giusto questo, bisogna pensare anche a questo Se no si aspetto, muore di no? Covid, si muore l'economia, Cerchiamo di ricorda. non morire né di Covid né di fame, cerchiamo di fare questo. E quindi per queste cose però dobbiamo metterci la buona volontà tutti quanti. E poi l'ultimo auspicio di rivederci per parlare d'altro, Senza mascherine, senza magari. mascherine, per parlare di un altro argomento, Stringerci magari. la mano e Sì, abbracciarci. magari. Grazie al professor Franco Grazie Marinangeli, direttore a lei. dell'unità operativa complessa di anestesia, rianimazione, terapia del dolore e cure palliative, ospedale San Salvatore dell'Aquila, professore ordinario all'Università dell'Aquila e direttore dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione dell'Università Aquilana. Grazie professore Grazie a per voi, essere stato, grazie per l'invito. grazie anche per aver trattato, abbiamo tracciato il bilancio di un anno di Non è Covid, non poco. è poco. Grazie per Grazie. essere stato con noi. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Pronto Medicina Facile, a cominciare dalla collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguiti. Appuntamento con Pronto Medicina Facile a giovedì prossimo. Grazie a Gigliola Edmondo, grazie a Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post-produzione. Giovedì prossimo dalle 21 in diretta parleremo dell'andamento della campagna vaccinale nella nostra regione. Sarà ospite il dottor Maurizio Brucchi, che è proprio il referente regionale per la campagna vaccinale anti-Covid in Abruzzo. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica alle 12.30 e in replica e alle ore 20 per parlare di come gestire al meglio la risorsa sangue in tempi di pandemia. C'è sempre un gran bisogno di sangue, no, professore, Certo, negli ospedali. Ci certo, dirà tutto la dottoressa Patrizia Corsi, direttore del servizio di medicina trasfusionale dell'ospedale di Pescara, della ASLA di Pescara. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, Medicina Facile è la vostra trasmissione. Vi ricordo anche che questa puntata, insieme a centinaia di altre puntate, sia di Pronto che di Medicina Facile, le potete trovare su YouTube Rete 8 Salute. Grazie, ci vediamo nei prossimi appuntamenti. Buonanotte a tutti. grazie.